questa è te. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Ho una voglia assurda di stare tra la gente, urlare come in curva, cantare acqua azzurra, nudi in riva al mare, perdere un po' la testa, stare in strada a ballare, entrare ad ogni festa, che poi sì, che ci importa, stiamo qui fino all'alba con in tasca la felicità, ci baciamo tutti, ci baciamo tutti. Sono dentro o fuori, se mi metto in pari, so che ogni lacrima è diversa, so che nessuna è come te. Sono sempre il sogno a dare forma al mondo, sono sempre il sogno a fare la realtà. Sono sempre il sogno a dare forma al mondo. E sogna chi ti dice che non è così. E sogna chi non crede che sia tutto qui. So che ogni attimo è diverso. So che nessuno è come te. La giornata finita, alla fine capita, a preghiera pensata, tu ti prendi il tempo che sono sempre sogni a dare forma al mondo, sono sempre sogni a fare la realtà. Sempre sogno a dare forma al mondo. E sogna chi ti dice che non è così. E sogna chi non crede che sia tutto qui. Buonasera a tutti, ben trovati al Tonight. Sono i sogni a dare forma al mondo, sono i sogni quelli che dovranno guidare l'Udinese in queste ultime 10 partite, in questa ultima così parte di campionato in cui, lo sappiamo, le ambizioni della società sono importanti, ce l'ha detto anche Giampaolo Pozzo lunedì scorso in quell'intervista al Tonight, e questa squadra può dimostrare davvero tante cose in questo finale di stagione. Al di là del passo falso di ieri, che andremo ovviamente ad analizzare. Lo faremo come sempre con tanti ospiti, con tanti collegamenti, con tante cose, con tanti messaggi che state già cominciando ad inviarci. Saluto Max Moras. Ciao Giorgia. Seconda vittoria consecutiva, Max, dai. Avanti. Dai che ci sentiamo dopo Pasqua, lasci che andiamo avanti. Non fare anche tu il modesto. Avanti, avanti. Avanti, avanti. Ciao Marco Tavian. Ciao Giorgia, buonasera a te e a tutti i telespettatori a casa. Gli porto bene a questo signore qua. Ah. Da quando sono qua con lui continua a vincere, vedi? Hai capito qual è il motivo? Sì, appunto, fa anche l'amico adesso. Bravo. Va bene. Salutiamo Tiziano Zampieri che da lunedì sarà di nuovo qui, avrà finito la sua quarantena. Massimo Campazzo, ciao Max. Ciao, ciao a tutti. E poi al nostro touch Alessandro Sursa. Ciao Alessandro. Ciao Giorgia, buona serata. Vado a salutare il nostro direttore a Milano, Michele Criscitiello. Buonasera, ciao Giorgia, ben ritrovati, ciao a tutti. Ciao Michele. E poi andiamo con l'ospite di questa sera. È sempre un piacere incontrarlo, è sempre un piacere fare due chiacchiere con lui, credo per tutti. E allora, ciao Juan Musso. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Come va Juan, tutto bene? Bene, bene, tutto bene. Tutto bene. Allora, senti, così a caldo ti chiedo subito la tua lettura, il tuo commento, quello che hai pensato oggi della sconfitta di ieri. Guarda, penso che è stata una sconfitta che
non so se meritata, perché la squadra ha fatto alla fine una buona partita, ha fatto molto più cose buone che non buone, quindi penso che è una squadra che si la gioca con tutti, anche con quelle squadre che in classifica, in tutto quanto sono sulla carta, diciamo, qualcuno può pensare che sono più forti e noi invece non ci consideriamo né più deboli né più forti di nessuno. Ci giochiamo ogni partita come se fosse l'ultima e poi quello che viene fuori è quello che lavoriamo in settimana. Però penso che anche un minimo, un pareggio ci stava. No? Sì, e questo, non so, questi primi tempi un pochino, no? Che è già tra l'altro capitato, poi andremo a vederlo in qualche partita, l'approccio che molti hanno sottolineato che, insomma, poteva essere migliore. Il secondo tempo è sempre, sicuramente è stato ottimo e probabilmente il pareggio ci sarebbe stato, no? Però questo primo tempo tu come te lo spieghi? Guarda, io penso che siamo una squadra che ha raccolto tanto sulla fase difensiva, su una squadra che sempre se l'ha visto compatta, e anche io l'ho sentito sempre così, e ci ha portato tanti risultati. Poi, niente, abbiamo riuscito molto bene dopo il loro gol, però non è che ci hanno creato tantissimi, c'è tanto pericolo, quindi penso che siamo sulla strada giusta, perché anche se forse eravamo troppo focalizzati sulla fase difensiva, penso che anche abbiamo fatto dopo tante cose buone in attacco. Va bene, ci torneremo, andremo anche a vedere qualcosa al touch. Prima però vorrei aprire, così poi sento anche il commento di Michele Criscitiello, con un'intervista che ci ha rilasciato il responsabile dell'area tecnica, Pierpaolo Marino, su quelle che sono state un pochino le critiche, anche importanti, mosse alla squadra così dopo la sconfitta di ieri. Pierpaolo Marino, insomma, ha voluto fare un attimo chiarezza su quella che è la fiducia nel gruppo e nello staff tecnico. Sentiamo. Quando si perde non si è mai contenti, no? La notte è agitata perché ci si sente parte della sconfitta, ovviamente, e quando si hanno ruoli di responsabilità come i nostri ancora di più. Però con serenità devo affermare che la partita con la Lazio, per quanto sia stata una partita diciamo contrastante nei due tempi, perché il primo tempo abbiamo avuto diciamo abbiamo subito abbastanza in termini di possesso palla, di persistenza nella nostra metà campo, a cui ci ha costretto particolarmente la giornata infelice di 3-4 giocatori nostri, di cui naturalmente non faccio i nomi, ed anche la bravura della Lazio, che è venuta motivatissima, ha giocato con una grande determinazione come approccio alla partita. Sicuramente la Lazio il primo tempo ha fatto meglio di noi. Per quanto riguarda la ripresa, invece, la squadra si è comportata bene. Dalla fine ai punti forse sarebbe stato giusto un pareggio. Io dal punto di vista però dell'impegno quotidiano di allenamento ed anche di quello che la squadra ha profuso nel corso della partita con la Lazio, non posso essere severo se non per quanto riguarda la prima parte. Vorrei ricordare poi, per chi è eccessivamente critico, che questa squadra non solo si allena bene ed è motivatissima negli allenamenti ed ha uno staff e una rosa di giocatori di cui io sono orgoglioso come direttore area tecnica, sia da un punto di vista della qualità della conduzione tecnica che dal punto di vista della qualità della rosa dei giocatori e dell'impegno che profondono. Detto questo, vorrei ricordare pure che nelle ultime 11 giornate di campionato, compreso il recupero con l'Atalanta, con cui cominciamo a contarle, questa squadra ha fatto 17 punti con due sole sconfitte con Roma e Lazio, che non sono proprio il canicattì e il pizzichettone. E in realtà questi punti, 17, che sono tanti, che sono i punti che una squadra di bassa classifica non riesce neanche a fare nel girone d'andata,
In realtà questi punti dovevano essere 19, perché noi a Milano col Milan abbiamo perso due punti di questa classifica a tempo scaduto. Quindi io il bicchiere lo vedo mezzo pieno e non mezzo vuoto. E poi le critiche alla squadra mi vedono in prima fila per proteggerla, sia alla squadra che allo staff tecnico che ovviamente io dirigo. Se ci sono delle cose sbagliate io sono il primo responsabile, però di questa Udinese degli ultimi due mesi non possiamo che essere contenti. L'Udinese degli ultimi due mesi, andiamo a vederla in grafica, vorrei capire cosa ne pensa anche Michele Criscitiello di questa difesa. È vero, da una parte ci sono le ambizioni, no? Le ambizioni che sappiamo avere questa squadra, vogliamo, insomma, tutti ci auguriamo che arrivi dal decimo posto, intorno al decimo posto, sappiamo che è una rosa forte, è vero, ci sono anche i numeri comunque delle ultime 11 giornate a in qualche modo a confermare questo andamento positivo. Michele, tu sei d'accordo con questa difesa su questo periodo o secondo te anche ieri si poteva fare di più? Allora, premesso che negli ultimi 15 anni sono sempre stato d'accordo con Pierpaolo Marino, tranne l'anno scorso di questi tempi, sulla ripresa o meno del campionato, poi diciamo che io sono sempre in linea con il direttore Marino. Voglio aggiungere, o meglio aggiungere, commentare quelle che sono le parole del direttore Marino. La prima è che se si parla che ieri 3 o 4 calciatori sono andati un po' sotto le aspettative, 3 o 4 su 11 sono tanti e quindi poi viene giustificata la sconfitta con la Lazio. Primo tempo a me non è piaciuto minimamente. Non mi è piaciuto l'approccio, non mi è piaciuto l'Udinese, il gol era evitabilissimo, bisogna essere più convinti. Faccio un ragionamento più ampio, nessuno si lamenta dell'Udinese degli ultimi due mesi? Perché stiamo arrivando a quel livello, ma stiamo arrivando sempre a fatica. È quello che ho detto nelle puntate precedenti. Fai una cosa buona, la fai la seconda, fai la terza, poi la quarta e la quinta ti perdi un po'. Questa squadra ha un problema di costanza. Arrivo al punto. Udine è un ambiente tranquillo, non siamo al sud dove non vinci una partita e c'è il cataclisma, sei a Napoli o sei a Roma dove le radio ti sfondano. C'è una società che ti dà tutto, c'è una città tranquilla, i calciatori sanno che bene o male comunque la salvezza l'hai portata a casa, ma il problema che a volte, non parlo dei ragazzi dell'Udinese, ma in generale, le ambizioni dei calciatori non sono le stesse di una società ed è qui che nasce il problema. Questi calciatori devono capire che l'obiettivo non era la salvezza, ma è arrivare più in alto possibile. Vedi il Verona che sta calando, tu devi essere più forte e più veloce di questo Hellas Verona. Stesso discorso del Sassuolo, ho sentito De Zerbi, è improponibile che il Sassuolo vince 2-0 a Torino e poi negli ultimi 10 minuti perda 3-2. Roba da crocifiggere tutti i calciatori a livello calcistico. Quindi ad Udine il problema dove a volte c'è una stampa costruttiva, i giocatori trovano delle motivazioni. Ad Udine tu dall'ambiente le motivazioni troppo tranquillo va bene, i tifosi allo stadio purtroppo non ci sono e i tifosi fanno l'80% di questa piazza, ma allo stadio ovviamente. La stampa ad Udine non è costruttiva, ma se può ti dà non una carezza, ti dà un pugno anche quando fai due mesi buoni, capisci che questi ragazzi devono trovare delle motivazioni all'interno, quelle stesse motivazioni che ti portano la società a ragionare da grande. E anche i ragazzi, Juan Musso deve ragionare da grande perché ormai è diventato un grande e così tutti gli altri. Beh, io penso Juan che voi chiaramente siete coscienti della vostra forza e siete anche coscienti di quelle che sono le ambizioni della società, no? So che oggi avete anche incontrato il Paron, siete d'accordo che insomma questa squadra ha tutto per non mettersi lì a giocarsi la salvezza nelle ultime giornate, giusto? No, no, è giusto e io sono convinto che questa squadra ragiona da grande. In quel senso no, non sono d'accordo con Michele perché questa è una squadra di uomini veri che sanno che il primo obiettivo era arrivare ai 40 punti, quello è vero, adesso ci mancano 7, però questa squadra vuole di più e vuole affrontare ogni partita sapendo che può fare i punti, quindi non sento io dalla mia squadra un ragionamento da squadra che vuole salvarsi o vuole rilassarsi per avere 33 punti, anzi penso che la squadra è convinta che può arrivare dalla parte sinistra della classifica e lo può fare. Quindi
no, non sento che sia un discorso di motivazione, perché sento che tutti i ragazzi lo sappiamo e cerchiamo di fare quello. E per il risultato di ieri ribadisco quello che ho detto prima, abbiamo fatto un primo tempo non benissimo, perché forse ci abbiamo pensato troppo almeno sulla fase offensiva, e poi dopo il primo gol la squadra ha reagito e ha voluto portare a casa i punti, quindi no, non penso sia un discorso di motivazione, perché sono sicuro e convinto che la squadra vuole arrivare il più alto possibile nella classifica, e quello vuol dire arrivare nella parte sinistra, quindi sono sicuro e fiducioso che i ragazzi vogliono questo finale, e lotteremo fino alla fine per arrivare il più alto possibile. Non ci basta solo con la salvezza, cioè non possiamo dire che fare 7 punti di qua alla fine sarebbe, possiamo contentarci su quello, no? Infatti vogliamo fare di più. Niente, dobbiamo affrontare ogni partita così, sapendo che si può vincere con tutti e anche perdere con tutti, quindi per me la squadra è sulla strada giusta. Beh, questo è un bel messaggio che ci arriva: il gruppo ha capito quelle che sono quello che è il suo valore, quelle che devono essere le sue ambizioni, e questo è un messaggio importante che ci arriva dal portiere, sì, dal numero uno. Ecco, dal numero uno, però penso che tutti i ragazzi che sono passati, che fanno parte della squadra, abbiamo sentito esprimersi tutti alla stessa maniera, quindi vuol dire che non è che hanno più correnti di pensiero, hanno un'idea unica, si sa che ogni partita ha una storia a sé, se l'Udinese è mancata ieri, diciamo in concretezza in un primo tempo, c'è stato un mister che ha cambiato subito rotta tra il primo e il secondo tempo, facendo un cambio tattico, dove ha dato sicuramente un'altra forza alla squadra. Però queste parole qui che dice Juan e quelle che dicono tutti i ragazzi che sono stati ospiti, sicuramente loro l'obiettivo lo centrano, perché hanno la forza e hanno anche all'interno una forza morale. Ecco, faccio questa, tu dicevi, è stato bravo, ha fatto il cambio tattico. Sì. Allora ti chiedo, Marco Tavian, l'Udinese è pronta a dire me la gioco con 2 punte? Ma sai Giorgio, non è questione di punte e di moduli, se devo dirti la verità. Ci sono state squadre che senza punte giocavano... Facciamo un discorso dell'assurdo. Secondo te sarebbe stato diverso il primo tempo con già un attaccante più in campo o no? Ma guarda, io riavvolgo il nastro perché sono qua prima della partita, quindi vedo le formazioni prima di poter giocare... E ti posso dire che 9 volte e mezza su 10 sono d'accordo con l'allenatore. Allora, facciamo un passo indietro, cioè arriviamo alle 14.59 di ieri. L'Udinese ha sempre giocato così. Sì. Pereira e Llorente avevano fatto una grandissima partita a Genova 8 giorni prima. È vero. Quindi non vai a toccare una cosa che funziona. I 2 cambi che sono stati fatti, ovvero Makengo in mezzo al campo. La domanda del mio conduttore preferito, tanto solo lui, Campazzo, mi ha chiesto, secondo te Makengo? E io ho detto, giustamente sì. È uno che fa legna. Abbiamo un grandissimo ingegnere che è De Paul, abbiamo un ottimo geometra che è Wallace, mettiamoci anche un ragazzo che deve fare il lavoro pesante. Certo. Questo te lo dico alle 14.59, poi alle 16.50 si fanno altri ragionamenti, ma col senno di poi non si sbaglierebbe mai. Tant'è vero che nel secondo tempo, appena entrato Nestorowski, guarda caso con Pereira riportato in linea mediana, la squadra ha cambiato atteggiamento. Sì. Allora tu mi dici, era giusto partire così? Lo so, sì. Tu dici, questo te lo dico, senno del poi, col senno di poi non si sbaglierebbe siamo niente. Bravi tutti. Però certo, ti dico questo, quello che probabilmente si è ieri il primo tempo è stato toppato in pieno, su questo non si può discutere. Le motivazioni, tante. Ma magari anche il fatto, sai, che tu all'andata a Roma contro la Lazio, tu hai giocato una grandissima partita. Certo. Sapevi che gli Aquilotti erano usciti in Champions League col Bayern Monaco, forse erano un po' stanchi, 3 sconfitte nelle ultime 3 gare in trasferta, 4 se ci metti quella della Champions, tu hai fatto molto bene a Genova, vai in campo e magari non ci metti quell'attenzione, quella verve, quella cattiveria che invece hai messo in tutte le altre partite. Nel secondo tempo cerchi di correre al riparo, però non è facile giocare una partita tu 45 minuti gli avversari 90. Ecco perché dico, noi dobbiamo partire, io dico noi perché mi ci metto anch'io in mezzo, sai, io tifo questa squadra, noi dobbiamo giocare le partite tutte alla morte, sapendo che cominciano tutte dallo 0-0 e che nessuno ti regala niente, perché in Serie A non ti regala niente a nessuno. Sì. Ecco, questa è la mentalità che tu devi scendere in campo partita per partita. Però Marco, anche la sostituzione di un centrocampista come Makengo è stata fatta su un risultato che tu eri e che stavi perdendo sotto, la partita, certo, quindi sotto. Vai a fare un altro tipo, certo, di cosa. Però la partita come era stata preparata, dopo sicuramente la Lazio il primo tempo si è dimostrata con più aggressività, poi l'Udinese con tutto il secondo tempo che ha fatto l'Udinese
hanno giocato tranquillamente alla pari, se gli episodi vanno a toccarsi, per dirti, tu riesci anche a pareggiare quella partita. Cioè, l'unico neo però, Giorgia, perché giustamente le partite ci lasciano un segnale, è il discorso del primo tempo. Cioè, questa squadra qua è una squadra forte, i giocatori devono essere consapevoli di meritare il posto che hanno in classifica, devono essere ambiziosi. Essere ambiziosi non vuol dire arrivare, perché poi dipende da mille fattori. Giustamente diceva il direttore, a San Siro contro il Milan, 2 punti, il Milan ce li ha rubati. Quindi noi possiamo giocare alla pari del Milan, dell'Atalanta e dell'Inter, che sono le prime squadre in classifica. Ecco, liberi di testa, cercando di arrivare più in alto possibile, poi al 95esimo tiri una linea e vedi il risultato com'è andato. Allora, ci torneremo poi nella seconda parte, voglio sentire anche Massimo Campazzo su questo. Andrei a vedere però la partita di Musso ieri. Eccoci qua, pronti con la partita di Juan Musso, che in realtà, nonostante la sconfitta, non è stata una partita che l'ha visto impegnatissimo come se fosse un bombardamento. Qua c'è la prima conclusione, non perfetto su quella di Luis Alberto, bravissimo poi a uscire coprendo lo specchio a Immobile, che è costretto anche proprio dall'uscita del portiere argentino, calcia alto, poi c'è questo scontro con Immobile, che qua rivediamo, non era perfetta la prima parata, poi bravissimo a due mani larghe a chiudere lo specchio con Immobile, che aveva anche chiesto il rigore. In realtà poi, secondo me, a averla presa la botta è stata, infatti, come vediamo, è stato Musso, che qui salva l'Udinese. Poi qua, errore di De Paul, parte il contropiede della Lazio e qua Musso fa un'altra grande parata che mi ricorda quella contro la Fiorentina su Vlahovic. Qua Immobile salta Beccao e dopo, in caso approfondiremo un altro discorso sulla difesa, qua Musso perfetto, una parata, poi glielo chiederemo anche, stile calcetto, perché qua lui va giù con il ginocchio, resta in piedi, eccolo qua, perfetto. E poi anche sul secondo tentativo si copre benissimo e costringe Immobile ad allargare, anzi a stringere il piattone. E questa, che secondo me molti l'hanno sottovalutata, è una parata di una difficoltà incredibile, perché la palla entrava, lui va a sbattere sul palo e il gol di Luis Alberto senza l'intervento di Musso era gol palese. Qua a mano aperta, la vediamo adesso, la palla era palesemente dentro. Questa, secondo me, anche sottovalutata, è la parata più difficile della partita di Juan Musso. Ha ragione? Sì, ha ragione su tutto quello che ha detto, perché sulla prima non sono stato perfetto e quello giusto, perché pensavo di averla già preso, e a volte ci capita noi portieri che quando sentiamo che la palla è già al nostro potere, nelle nostre mani, lo diamo per scontato, invece la palla è rimbalzata e poi è andata via. Poi sono stato veloce, vero, a coprire lo specchio della porta e Immobile che mi dà un calcio in faccia che ancora mi fa male. Poi quel contropiede anche di Immobile che cerco di coprire il massimo dello specchio della porta e mi calcia addosso perché non trova un altro posto, e poi quell'altra cercava dall'inizio di fare il gol così direttamente e niente, quella volta le è uscita e sono riuscito a pararla, anche prendendo una botta sul palo che non sembra lì, non si vede chiaramente, però mi fa ancora male anche quello. Insomma, è giornata morto, di botte. Sì. Esatto. Allora, è vero che ultimamente gli avversari non capitano molto spesso dalle tue parti, la solidità difensiva, insomma, l'abbiamo evidenziata più volte, però non è nemmeno facile quando devi fare uno o due interventi decisivi, farli perfetti. Come si sta sempre al massimo dell'attenzione? Sì, quella è una cosa vera, perché la squadra è riuscita a costruire una fase difensiva molto solida in cui ci arrivano poco, diciamo, quindi è ancora più difficile, come voi lo sapete, essere lì e concentrato su una o due occasioni che c'hanno gli avversari, quindi per me è importantissimo, mi fa piacere che la difesa stia giocando così. Però è vero che sì, devi alzare il livello. Cioè, è un discorso di alzare il livello da parte di tutti, della difesa, dell'attacco, perché stiamo giocando come una squadra veramente solida
Per quello ci vuole tutto, un portiere che ti risponde in quelle due o tre occasioni e poi anche gli episodi, come avete detto, se c'erano gli episodi dalla nostra parte forse riuscivamo a pareggiarle e anche a vincerle. Infatti la Lazio ha festeggiato la vittoria come se fosse contro una grandissima squadra, perché ormai tutti sanno che quando vengono a Udine si trovano una squadra molto solida, molto forte, e quello mi fa piacere. E cerco di essere pronto sempre, di essere concentrato, e mi fa piacere che gli avversari ci arrivano meno che forse un anno o due anni fa, però è quello parte della crescita e lo faccio molto volentieri. Ci sono un po' di messaggi. Sì, Juan, allora innanzitutto da casa ti fanno i complimenti, uno dei migliori portieri che io ricordi, dice un tifoso, e altri ti dicono resta qui ovviamente anche il prossimo anno, e Giovanni dice sei un numero uno come quello che porti sulla schiena, quindi tanti complimenti per te Juan, anche però una domanda curiosa, ha detto sono sicuro che questa è la squadra più forte perché l'abbiamo già chiesto a tutti. Volevano sapere però da te se è anche il gruppo più bello nel quale tu hai giocato in questi tre anni, cioè siete uniti quest'anno più ancora degli altri anni? Sì, sì, assolutamente sì, perché è una squadra che ha capito che il rilassarsi non va bene, che l'essere nervosi in troppo non va neanche bene, e quindi cerca sempre un equilibrio e cerca sempre di fare meglio. Poi c'è il gruppo è veramente bello, siamo uniti negli obiettivi, siamo tutti che pensiamo di volere, di fare robe da grande squadra, e cercando una solidità che secondo me stiamo arrivando, quindi questo è partita dopo partita, però mi fa piacere essere parte di questo gruppo e andare avanti così, sapendo che ogni partita è una storia diversa e che cerchiamo di far punti contro tutti, sia contro il Milan a San Siro o sia qua contro qualsiasi. Quindi sono contento di far parte di questo gruppo e sento che arriveremo al massimo della nostra potenzialità. Massimo Campazzo, hai una domanda per Juan? Sì, è una domanda, è quasi una richiesta. Ma scusa Juan, come hai fatto a restare in piedi dopo il primo tiro di Immobile? Perché quando a un maschietto il pallone finisce da quelle parti, fa male. Fa abbastanza male, voglio dire. E voglio dire, sei rimasto impassibile, come nulla fosse, neanche scalfito. Sei bionico? Sì, poi c'è tempo per recuperare, però in quel momento non sento veramente niente, sento una forza che di non voler prendere gol e nient'altro, quindi lì mi fermo e non c'ho problema, se le palla mi prende in faccia, mi prende nelle braccia o in quelle parti, per me non è un problema, cerco di evitare i gol e quello mi dà la forza necessaria, poi è vero che mi ha fatto male, però niente, volentieri. Lasciava vedere qualche espressione, niente, come se avesse colpito Molina, faccio per dire, niente, perfetto, bravo, come ti dico io? Va bene, vedi la solidarietà. Sì, uno quando fa il portiere sa che siamo esposti a prendere botte, a prendere pallonate, quindi sono anche abituato, perché anche in allenamento succede così, come quel calcio in faccia che ha fatto Immobile senza volerlo ovviamente, e poi quella botta che ho preso sul palo, anche quello, noi siamo abituati e niente, cerco di proteggere la squadra, di non prendere gol, e poi c'è tempo da recuperare, posso fare massaggi, posso fare tutto, quindi nel momento non mi preoccupa niente, solo che non entra la palla. In questo studio avremmo chiesto il cambio, ma questo è un altro tipo di discorso. Vabbè, non sottovalutatevi così ragazzi, su, vedi, ecco Max dice no, lui ce l'avrebbe fatta, ma Max è un uomo che non deve tutto chiedere mai, pezzo, tutto d'un pezzo, tutto d'un pezzo. Allora Michele, adesso vengo anche da te a far fare una domanda, volevo far vedere delle foto a Juan che abbiamo recuperato dal suo profilo Instagram e partire proprio dal concetto di gruppo con una foto recentissima che mi piace un sacco, scusate regia sono stravolto, grazie, e che avete condiviso in tanti, ma che è proprio una bella idea di un gruppo sereno, sorridente. Andiamo a vederla. Eccoli qua, gli argentini / spagnoli, tutti insieme appassionatamente. Questo gruppo argentino così forte, così unito,
quanto sta dando una mano alla squadra intera? Sì, naturalmente il rapporto che abbiamo tra gli argentini e gli spagnoli per parlare la stessa lingua e per avere abitudini simili è naturale, però sento che abbiamo una squadra con gente di tanti paesi, di tante lingue dentro lo spogliatoio e che tutti sappiamo che siamo insieme per gli stessi obiettivi, quindi io mi sento veramente parte di un gruppo che vuole esprimere tutte le sue potenzialità e quello mi fa piacere perché io ho una personalità che vuole sempre migliorarsi, che non si accontenta di nulla, non si accontenta di fare una, due o dieci partite bene, sino che pensa quella che c'è avanti e quella che c'è da giocare, quindi mi fa piacere che anche la squadra è sotto questa mentalità, no? Senti, a proposito di voglia di migliorare, quanto sono migliorati quei due lì che ti faccio vedere nella prossima foto? Eccoli. Quanti anni avevate qui, tu e Rodrigo? Insomma, sarà quasi una decina d'anni fa. Sì. Lì avevamo forse 18 anni, ma io lo conosco a Rodri dai 14-13 anni perché abbiamo fatto tutto il settore giovanile al Racing insieme e lui naturalmente è un trequartista che è un giocatore di quelli che pensano solo in attacco e adesso lo vedo come uno che è un leader, che sa che deve prendere la responsabilità, che ha capito bene che in Serie A non si gioca solo pensando alla fase offensiva, sino entrambi, e mi fa piacere perché ha dimostrato di essere un giocatore che può coprire ogni spazio del centrocampo alla perfezione, quindi mi fa tanto piacere di vederlo così, adesso anche che ha quella responsabilità di essere capitano, che non è facile. E niente, il gruppo cerca di aiutarlo, cerca di stargli addosso, sapendo che ha tantissima qualità e tantissima potenzialità ancora. Eh sì, dopo andremo a vedere due chicche di De Paul nella partita di ieri, veramente strepitose. Senti, questo bambino qui? Da bambino, no? La prendevo con le mani, già si vedeva che... Vero? Che portiere da subito? Da subito proprio? Sì, guarda, il mio papà ha fatto il portiere nel calcio dilettante, quindi io all'inizio ho giocato basket, come ho detto in parecchie interviste, perché non so perché mi è capitato di provare il basket, mi piaceva, e poi subito alla mia squadra gli mancava un portiere, la squadra dei miei amici di dove sono io. E ho iniziato a farlo, il mio papà era contentissimo e niente, sono andato avanti così perché mi faceva piacere anche come lui vedeva il posto, no? Che è quello importante, avere buoni consigli quando sei piccolo. Assolutamente. Senti, la mamma invece è una che voleva che tu studiassi, è vero? Tu vieni da una famiglia di praticamente tutti laureati. Eccola qui. Sì, 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 quello è anche vero. La mia mamma è avvocata, il mio papà è ingegnere, quindi loro volevano come modo di vita farmi studiare, farmi avere una carriera nell'università, come modo di pensare loro la ragionano così, che quello ti dà sicurezza. Invece la mia passione è sempre stata il calcio, sempre ho sentito che il mio destino era diventare un calciatore, in questo caso un portiere, quindi sono andato avanti così e loro mi hanno rispettato, quindi ringrazio tanto a loro due perché sono stati molto importanti nella mia vita e adesso sono contenti delle decisioni che ho fatto. Però quando avevo 14 anni ho deciso di andare a Buenos Aires, che io sono di San Nicolás, a 300 chilometri, sono andato a vivere da solo, ai 14 anni non volevo sapere niente, però adesso è contenta di vedermi che io mi godo questo presente di essere calciatore di Serie A. Ha capito che avevi ragione, insomma, in seguire i tuoi sogni. Allora, ultima cosa che ti chiedo, allora, il tuo rapporto con Udine, ormai sei qui da 3 anni, no? Io spesso, qualche volta scendo, adesso siamo tutti in incognito con le mascherine, dalla nostra redazione, ti vedo passeggiare con questo individuo qui. Eccolo qua. Eh?
Sì, è il mio bambino, lo porto a pasticciare ogni giorno, è una compagnia veramente incredibile, sono veramente creature molto affettuose e niente, per me è come un bambino, come un figlio, quindi lo faccio pasticciare, lo faccio allenare anche lui. Tu sei uno che la città la vive comunque, perché appunto ti vediamo qualche volta fare due passi, insomma... Sì, mi piace fare un giro, girare per la città e niente, sempre con lui o da solo, con qualche compagno, però mi piace camminare, sentire la gente, vedere e quello mi fa piacere perché sei comunque connesso con la gente, quello che pensa e quello a volte fa bene. Juan, sta arrivando di tutto, tra cui proposte di matrimonio che lascerai perdere. Sì, domande di mercato che lascerai perdere. No, vado da Michele Griscitiello, che sicuramente non avrà proposte di matrimonio. Michele, la tua domanda per Juan Musso. Grazie, gentilissima, per la stima, come sempre, Giorgia. La domanda che volevo fare a Juan, capisco che ovviamente non è il contesto giusto, però sono quasi obbligato. Vado un po' controcorrente, però... Si parla molto di questo interessamento della Roma, di questi contatti prima di Roma-Udinese e tu eri a conoscenza prima della partita dell'Olimpico. Mi rifaccio a quello che hai detto, mi piace girare per la città e ovviamente se vai in alcune città questo non lo puoi fare. Ti è giunto all'orecchio questo interessamento forte da parte della Roma per la prossima stagione? Prima domanda, la seconda così non intervengo per fare altre domande. L'ultima, siccome su Sport Italia abbiamo preso il campionato argentino per i prossimi 3 anni, abbiamo visto il River Plate che ha vinto 6-1 con il Godoy Cruz, alla Bombonera il Boca che nell'ultimo weekend ha perso 2-1 domenica notte, ieri notte. C'è un nome per l'Europa, per l'Italia, un nuovo Musso, un nuovo De Paul che possiamo seguire in questo campionato argentino? Juan? Ciao Michele, buonasera. Guarda, la prima domanda, mi fa piacere sentire di quegli interessamenti, di quelle voci che girano e che non so se sono vere perché io non ho avuto contatti con nessuno, anzi io sono qua e secondo me un giocatore deve ragionare, deve pensare alla sua squadra e ai compagni, al gruppo che parte, no? in ogni momento, quindi hanno un'importanza relativa, so che qualcosa di bene starò facendo, però non è che mi tolgono il sonno, anzi, sono uno che vive giorno dopo giorno, cerca di migliorarsi e poi il destino è, penso che sia tutto scritto, quindi quello che deve accadere, accadrà. E poi il calcio argentino adesso non lo sto seguendo tanto, perché soprattutto per gli orari, per la differenza oraria che ce l'ha, però l'Argentina è un paese che ha sempre avuto giocatori fortissimi e anche portieri fortissimi, quindi penso che uno con una mentalità di volere migliorare, di volere adattarsi anche a un calcio che a volte si vede e si sente in maniera diversa, perché qua sappiamo che è molto tattico, molto diverso a quello che siamo abituati noi, quindi i giocatori che sono forti e che vengono qua con una mentalità giusta possono fare bene tutti, quello non ho dubbi, perché l'Argentina ha giocatori di qualità pazzesche e quello si vede sempre, ci sono giocatori argentini dappertutto e quindi penso che sì, è giusto guardare in Argentina e non mi sorprende vedere i giocatori argentini facendo molto bene in tutto il mondo. Beh, i nostri non sono male, devo dire la verità. Quelli che sono capitati qui a Udine ce li teniamo stretti. Juan, c'è l'ultimo saluto per te, poi ti lasciamo andare. Sì, possiamo fargli anche l'ultima domanda che ci chiedono al volissimo? No, 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 perfetto. Allora, no, da casa ti mostro questa foto, vediamo se ce l'abbiamo, di un tifoso quando ancora purtroppo, adesso non si può più fare, ci si poteva abbracciare, tu e Samir, e da casa hanno subito risposto al tuo messaggio quando dicevi che ti piace girare per la città, dicendo, come ha detto Michele, occhio che in altre città non puoi passeggiare, quindi resta a Udine, convinci tutti quanti gli argentini a rimanere a Udine, che noi vogliamo vincere qualcosa con voi. Questo è l'augurio che i tifosi si fanno di vedere ancora il gruppo argentino tutto compatto il prossimo anno.
Juan, ti ringraziamo, ci è piaciuta la mentalità che ci hai dato oggi, quella di un gruppo consapevole della sua forza e anche ambizioso, e questo credo che anche per i tifosi sia un bel messaggio quello che hai portato qui stasera. Grazie davvero, in bocca al lupo! Grazie mille anche a tutti voi, e sì, state tranquilli che questa squadra sta lavorando e ha una mentalità di non mollare, di giocarsi ogni partita alla morte, anche se si sbaglia, si impara, però questa squadra veramente porterà delle gioie, sono sicuro di questo. Buonasera a tutti e vi ringrazio anche a voi. Grazie, ciao Juan. Ciao Juan. Ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità. Michele, resti con noi ancora 5 minuti? Sì. Assolutamente sì. Ottimo, pubblicità, torniamo tra pochissimo. Eccoci qua di nuovo insieme al Tonight, tra poco avremo un altro collegamento. Prima volevo fare un po' una carrellata di messaggi per capire anche quali sono gli umori e anche un ultimo giro anche di opinioni con Michele. Vai. Allora, direi due macro argomenti. Sì. Primo, sulla partita di ieri, i tifosi si dividono in due. Leggendo un po' i messaggi, direi 70% d'accordo con Marino, d'accordo con i giocatori, dicono... se quella di ieri è stata la peggiore Udinese delle ultime partite, allora ben venga, perché è tutt'altra Udinese rispetto a quella che avevamo visto inizio stagione con Benevento e Spezia. Cioè, se questa è la peggiore Udinese, io firmo adesso, scrivono da casa, per vedere le peggiori partite così, perché ieri contro una Lazio che gioca per la Champions meritavi un punto, e se ci dobbiamo lamentare per questo, ben venga. Gotti ha portato equilibrio, palleggio, serenità, salvezza, è seguito dalla squadra e dai tifosi. Non sono sicuro che in giro ce ne siano di migliori. Se andiamo a pensare a Italiano, Inzaghi o altri allenatori, siamo sicuri di fare meglio. Questo è il messaggio di Renato. Poi, questo è il riassunto di quelli che difendono la squadra, un altro messaggio d'accordissimo con le parole di Marino: fa bene a proteggere la squadra, perché questa squadra oggettivamente, dai, non possiamo criticarla. Quelli invece un pelo più negativi: io difendo Gotti, difendo la squadra, adesso però, proprio perché siamo già praticamente salvi, ormai lo possiamo dire, ci piacerebbe a noi tifosi vedere due punte, perché è sempre troppo palese che nel momento in cui entra Nestorovski, ieri o in altri casi, ci siano due punte nel secondo tempo, la partita cambia completamente. Quindi io difendo Gotti, spero che rimanga a lungo, se posso fargli un appunto, proviamo a giocare con più coraggio. Questa è la parte critica. E poi tanti messaggi, soprattutto dopo la partita di ieri, quando vediamo Jaden Braaf di nuovo. Allora, diciamo così, le punte e Braaf. Allora, fatemi andare da Michele e poi vengo da voi. Michele. Ma è tutto condivisibile quello che dicono i telespettatori. Sicuramente l'Udinese con la Lazio non può essere neanche minimamente paragonata all'Udinese oscena vista con il Benevento, vista con lo Spezia in casa, perché quella non era l'Udinese, ma neanche voglio immaginarla. Sicuramente, come ti ho detto anche prima, questa Udinese è un'altra squadra. Poi puoi vincere, puoi perdere, puoi pareggiare, puoi, ma non devi sbagliare approccio con la Lazio. Quando i tifosi parlano di Gotti, Gotti è un figlio di una scelta all'epoca folle dell'Udinese. Gotti, quando è arrivato sulla panchina dell'Udinese per fare il vice, poi è stato portato a fare il primo allenatore, in Italia ridevano, in Italia dicevano i Pozzo sono squilibrati con la testa, i tifosi dicevano vogliamo retrocedere, cioè Pozzo mette Gotti per fare il primo allenatore perché vuole retrocedere. Non le dimentichiamo queste cose. Vero, vero. Poi è naturale che l'Udinese, con Pozzo, con Marino, con una società con gli attributi, ha accompagnato un allenatore che non voleva fare il primo allenatore, perché nella vita tutti possono decidere di fare il primo, il secondo, il terzo allenatore, come io posso decidere di fare il conduttore ma non fare il telecronista perché non ho le capacità. Ognuno può decidere quello che vuole fare nel mondo del calcio. Grazie ad una grandissima società, Gotti ha trovato la forza di fare il primo allenatore, e i tifosi che prima dicevano ma chi stai mettendo in panchina, vuoi retrocedere, adesso invece dicono grandissimo allenatore, giustamente, perché questo, ricordiamocelo, che una grande società può far diventare un grande allenatore, ma un grande allenatore difficilmente può far diventare una grande società. Non sto parlando dell'Udinese, sto parlando in generale, perché è fondamentale capire che questa squadra è una squadra da posizione sinistra, faccio così volutamente col braccio, della classifica, scusate ma mi fa male la spalla, ma questa squadra è forte, è costosa, la società ha voluto fare non il passo più lungo della gamba, ma in tempo di pandemia dove tutti
tirano la corda e soprattutto devono stringere il portafoglio, e l'Udinese ha deciso di fare le cose in grande, andando controcorrente. Allora, i tifosi, ripeto ancora una volta, sulla base di quello che ti ho appena detto, devono, e non lo dico perché siamo su Udinese TV, ma perché lo dicono 30 anni di gestione, essere orgogliosi, sereni e tranquilli, e la prossima volta che questa società in campo, fuori dal campo, vuole fare una follia, silenzio, zitti e pedalare, perché state in buone mani. È vero, hai fatto una ricostruzione che direi è assolutamente perfetta e che magari spesso ci dimentichiamo di quelli che erano stati gli esordi, ed è assolutamente perfetta. Beh, qui ormai Gotti lo conosciamo da un bel po' di tempo, no? Ci ha fatto insomma un bel pezzo di campionato l'anno scorso, un bel pezzo di campionato di quest'anno. Sicuramente ha avuto modo di crescere lui con un mestiere che non era assolutamente nuovo, ma è un mestiere che doveva in qualche modo rimparare a fare. Ecco, secondo voi in cosa è cresciuto Gotti e in che cosa magari deve ancora crescere per quella che è stata l'esperienza fatta fin qui? Parto da te, Max. Allora, secondo me il mister Gotti è stato scelto per venire qua a portare un'idea tattica che forse mancava prima. E non è stato preso tanto come secondo allenatore, ma già intravedendo che poteva essere l'allenatore del futuro, visto che qui c'è un'ottica già a guardare nel futuro. Quello che lui ha portato e quello che tu vedi che lui porta verso i giocatori all'interno in un allenamento è la persona che si presenta davanti allo schermo quando parla. Cioè, quello lui è nel campo. Quindi ti diciamo trasmette che il rapporto con il gruppo è sicuramente una cosa positiva, perché, no? Molto positiva, perché ha portato la serenità, perché quando ti parla da persona veramente diretta, non è una persona che faccia le curve. E poi quando parla ha un modo di parlare molto convincente, cioè ti riesce a caricare nella sua tranquillità. Faccio dire a Taviani in cosa deve crescere. Boh, ma sai Giorgia, bisogna crescere tutti, cioè onestamente penso che nessuno nella vita possa arrivare a un punto tale da dire ho imparato tutto, in qualunque mestiere, figurati, certo. L'allenatore che ogni partita migliora, ogni stagione, quindi vediamo grandissimi giocatori, non voglio fare nomi, che hanno vinto anche mondiali, che per la prima volta fanno l'allenatore, si ritrovano praticamente come il novello che va a scuola per il primo giorno. Pirlo. Ecco, bravissima, io non volevo fare il nome, tu l'hai fatto. Quindi questo per dirti che fare l'allenatore è un mestiere difficile, soprattutto, come diceva Max, nei rapporti che ci sono. Io ti dico la verità, riconosco grandissimi meriti in Gotti. Ti dico solo due cose, l'esplosione di alcuni giocatori. Perché non è un caso che De Paul, Fofana e Brandt-Noiting siano esplosi sotto la sua gestione. Parliamo di esplosi nel vero senso della parola. Poi, chiaramente, l'allenatore incide nelle prestazioni e quindi quando la squadra vince il merito è anche dell'allenatore e quando la squadra perde la colpa è anche dell'allenatore. Noi non possiamo scindere le due cose, vincono i giocatori e perde l'allenatore o viceversa. Poi per quanto riguarda quello che deve migliorare, io dovrei stare accanto a lui, io questo non posso dirlo e sinceramente non me lo sento di dire. L'unica cosa che posso dirti invece con sincerità è che lo migliorerà l'esperienza. Le cose positive, le cose negative, cioè quando magari, non so, ti dico, crea la tensione, magari capisce di averne creata troppa, oppure toglie le tensioni e magari capisce che ne ha tolte troppo. Allora nella partita che tu andrai a giocare la domenica seguente, andrei a correggere quel tipo di errore. Ecco perché ti dico deve crescere, assolutamente sì, come tutti noi, però sinceramente ci sono tantissimi meriti, perché non mi dimentico il post-lockdown, non ho dimenticato l'esplosione di alcuni giocatori, su alcune partite magari poteva fare delle cose diverse, ma questo, ripeto, col senno di poi, siamo bravissimi a fare la formazione. Brevissimamente su Braf, Massimo, qui chiedono insomma quando si potrà vedere in campo, tu che dici? Io sono a favore di quelli che lo vorrebbero vedere di più in campo, anche perché quello che ha fatto vedere ti fa capire che potrebbe giocare. Poi anche in questo caso si apre una guerra di religione, no? Perché qualcuno dice che un giovane lo si preserva facendolo giocare quando è pronto, altri, la testimonianza l'abbiamo nei campionati europei dove quelli bravi giocano anche se hanno 15-16 anni, prendete un po' Rashford, sembra anziano, lo vediamo giocare da 8 anni, 10 anni in Premier League, quindi voglio dire, questo è l'esempio. Io lo farei giocare di più soprattutto in alcune partite dove c'è la possibilità di far male agli avversari, per esempio Genova contro il Genoa, partita molto chiusa più che ieri per esempio, ma gli darei più chance. Mi aggancio a quello che avete detto voi,
brevissimamente, dove può migliorare? È il primo anno fondamentalmente Gotti, il primo anno pieno che sta disputando, e quindi questo credo che come attenuante generica basti e avanzi. Con la rosa che c'è io giocherei un pochettino più offensivo, e adesso che abbiamo 33 punti e virtualmente sei salvo, perché dove li fanno i punti gli altri? Veramente devono cominciare Cagliari e Torino ad avere una marcia clamorosa, nonostante la partita da recuperare del Toro. Vorrei anche vedere un Udinese che sta più dentro la partita, che ti faccia spellare le mani dal divertimento. Ecco, questo lo vorrei chiedere nelle ultime 10 partite. Va bene, allora saluterei Michele che deve andare, ci rivediamo lunedì Michele per parlare anche di quello che ci aspetta insomma da qui alla fine. Assolutamente, ciao Giorgia, grazie a tutti e buona serata. Buona serata, ciao, buona serata. Ciao, ciao. Ciao. E andrei un attimo a vedere delle cose che abbiamo visto da parte di De Paul. Poi parleremo di atteggiamento anche sbagliato, però prima andiamo a vedere la partita di De Paul, dopo quella di Musso, la partita di De Paul. Deliziamoci un attimo gli occhi. Sì, eccola qua. Allora, si parte, questa in realtà è l'azione in cui prende meno, non è meno protagonista, però il pallone che dà a Molina di prima è un cioccolatino, perché poi si vede anche dall'altra angolazione Molina in posizione regolarissima, no? Poi ieri ci si chiedeva se avesse segnato forse l'avrebbe annullato, no, tutto regolare, guardate qua, il tempo è perfetto, ovviamente questa immagine non è precisissima al millesimo di secondo, ma capiamo bene che quando De Paul va a toccare il pallone Molina è assolutamente in linea, quindi sarebbe stato regolarissimo, e quindi questo è un grande gol mangiato da Larsen, e la palla è di Rodrigo De Paul, che poi in questa che forse è una delle azioni, delle combinazioni migliori dell'Udinese, tutto di prima, bellissima, anche un po' fortunata con questo rimpallo, però poi il destro di Rodrigo De Paul da fermo con la palla indietro ha dovuto girarsi completamente, beh insomma sarebbe stato un gol da Cineteca, ed ecco perché si dice che ieri forse probabilmente meritava il pareggio, ma probabilmente la più bella giocata la fa qui, punizione calciata bene ma non benissimo, allora lui cosa dice? Vabbè, allora ci riprovo. Lascia sul posto Marusic con la rabona per Okaka, che poi magari ne parleremo, qua secondo me poteva fare di più. Poteva fare di più Okaka, resta ancora una giocata dopo che ci rivediamo questa rabona, che è questa qua. Duello tra numero 10, Luis Alberto contro De Paul. I due più forti del campionato italiano, beh, De Paul dice di prendersi il vantaggio sullo spagnolo così. Vabbè. Con un semplice tunnel. Poi è chiaro che con giocatori così, no, devi puntare. Hai voglia di, voglio dire, ti viene voglia di dire sì, ci siamo, esatto. Abbiamo qualità. No, guarda, la rosa è forte, ci sono dei leader. L'abbiamo sempre detto, ci sono quattro nazionali argentini, quattro titolari della nazionale argentina, o tre almeno, quindi parliamo di giocatori davvero importanti. È chiaro che poi noi non sapremo come arriveremo in fondo alla classifica, perché mancano ancora 10 giornate, ma io credo che l'obiettivo della parte sinistra sia un obiettivo raggiungibilissimo. Poi se tu mi dici, io ieri ho lanciato una provocazione, nel senso che potremmo tentare di arrivare ottavi, così magari saltiamo tutto quel famoso tabellone di Coppa Italia e entriamo direttamente in partita a gennaio. Potremmo farlo, forse no, non lo so, però datemi la classifica, regia. Fino al Sassuolo, secondo me, tranquillamente è un campionato che tu ci arrivi tranquillamente. Poi c'è un altro tipo di campionato, perché ci sono delle squadre con delle ambizioni ben chiare, però tu fino al Sassuolo sei una squadra che puoi essere tranquillamente competitiva, perché la forza per arrivare lì è anche tranquillamente i giocatori, come sta in campo e tutto. La partita di ieri per dirti non è che deve essere proprio vista con sta super critica, perché l'Udinese solo l'approccio iniziale, poi l'Udinese è venuta fuori, ha fatto vedere, ha fatto vedere la qualità, chi parla di una squadra non offensiva delle due punte, se tu vedi la posizione di Rodrigo De Paul ti dà una fase difensiva, vai sulle parole di Juan Musso, ti ha detto che è diventato un giocatore molto più completo qua, cioè diventa il trequartista aggiunto insieme a Pereira quando vogliono giocare più avanti, più ci sono Molina e Strüger Larsen, che fai vedere l'azione di prima, Ale, sono loro due che vanno a concludere, quindi sono questi due esterni che diventano punte aggiunte, che danno l'ampiezza al campo. Insomma, ma sai cosa, Max? Probabilmente ieri eravamo così vogliosi di toglierci una soddisfazione, di arrivare dalla parte sinistra della classifica, che le aspettative erano a 1000. Però ci arrivi. E la delusione è stata, certo, ma la delusione è stata altrettanto a 1000, perché non ci siamo arrivati. Poi è chiaro,
passa la nottata, ci pensi giustamente, la Lazio insomma non è l'ultima squadra arrivata, sì. Vai a rivederti la partita con le pulsazioni a 50-60, non a 180 come ieri, e capisci che forse il pareggio era l'obiettivo più giusto. Però quando vivi la partita, quando arrivi lì, sai che hai giocato benissimo le ultime gare, perché poi tra l'altro tu parlavi di Sassuolo. Sassuolo nelle ultime quattro partite di campionato allora, abbiamo fatto 10 punti noi col Sassuolo, eh? Cioè tre vittorie e un pareggio, quindi... Allora, io vorrei parlare però di questo tema delle ambizioni, no? Perché è un tema che ha lanciato il Paron una settimana fa ed è secondo me un tema fondamentale in questo momento della stagione, dove mancano 10 partite, dove comunque sei salvo. Adesso devi guardare a quello che devi costruire da qui alla fine. Quindi il tema delle ambizioni, di porsi un obiettivo, di volere di più, secondo me in questo momento è fondamentale. E andremo ad approfondirlo tra poco con uno che diciamo è stato tra i protagonisti della prima volta dell'Udinese in Europa, anche per farci raccontare come crescono le mentalità di un gruppo che vuole arrivare a raggiungere un traguardo. Quindi vogliamo un attimo ripercorrere anche quell'esempio. Io vado a salutarlo prima di andare in pubblicità e poi chiacchieriamo con calma. Ciao Fabio Rossitto. Buonasera, ciao Giorgia, buonasera a tutti. Tutto bene? Ma io bene, voi? Tutto a posto, tutto a posto. No, ci fa piacere chiacchierare con te, perché tu sei tra l'altro uno che ha un gran feeling col Paron, no? E quindi lo sai che quando il Paron alza l'asticella, la bisogna alzare. Giampaolo Pozzo è il Paron, io mi sono scritto una cosa su di lui, spesso lo sento via messaggio. Dico sempre, un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Lui è tutto questo. La sua spinta è stata determinante, perché è stato un visionario. Era sempre, io dico, a 20 anni avanti agli altri. E questo ci ha fatto migliorare anche a noi, perché poi alla fine cos'è che ci ha spinto ad arrivare lì? È stato il sogno, la voglia di migliorarsi giorno per giorno, la mentalità, la determinazione, il cuore, tutto questo, ma devi vedere qualcosa in più. E non basta lavorare bene, devi farlo meglio degli altri. Io dico sempre in allenamento, non eravamo normali, noi ci sbranavamo, no? Lo dico spesso questa cosa, qualcuno non ci crede, parastinchi e uccidersi per migliorare, per alzare l'asticella. Non basta lavorare bene, devi farlo meglio degli altri. E noi volevamo, non volevamo i soldi, volevamo la gloria, volevamo essere i primi nella storia dell'Udinese Calcio a raggiungere la Coppa UEFA. E lo sognavamo giorno per giorno, perciò ogni allenamento, ogni sfida, ogni partitina era... La giusta cosa per arrivare poi alla domenica e andare in campo come animali satanati, perché poi volevamo arrivare davanti al Bologna, c'è stata una rincorsa incredibile. Io vedevo spesso, io sognavo sempre lo stadio pieno, sognavo la festa. Ricordo a Roma quando sono entrato allo stadio prima della partita e immaginavo a fine partita che saremmo andati tutti lì a festeggiare. Lo sognavo, lo immaginavo. Era questo il nostro segreto. Allora, ci hai fatto 2 minuti da togliere il fiato. Così sì. Ti siamo rimasti ad ascoltare senza neanche respirare, perché abbiamo capito che ti veniva proprio dalla pancia queste cose che hai detto. Adesso andiamo in pubblicità, ci riprendiamo e poi cerchiamo di capire con te come si costruisce tutto questo e da dove deve partire tutto questo. Torniamo tra un minuto. Eccoci qua, siamo di nuovo insieme al Tonight. Allora, Fabio, ci eravamo lasciati su quelle tue belle riflessioni che poi abbiamo letto qualche mese fa, messe nero su bianco su un tuo post, che credo abbia colpito tutti, qualcuno si era appeso in camera e se chi non l'ha appeso lo dovrebbe fare. Perché frasi come quando tu scrivi, ricordo quando a Roma tirai una gomitata a Totti e lo minacciai di non avvicinarsi più all'area di rigore perché la sua squadra quel giorno non si giocava nulla ma la mia sì, e vidi la paura nei suoi occhi. Ora tu ci racconti di un gruppo assatanato, no? Allora, come si costruisce questo? È una cosa che parte dal giocatore? È una cosa che nasce dall'amalgama di squadra? È una cosa che può trasmettere un allenatore? È una cosa che deve darti la società, le motivazioni, gli stimoli? Secondo te, da dove nasce questa cosa magica che ti infiamma? Allora, la società non la metterei, perché la società è la prima che ti spinge ad ottenere il massimo. Io penso che ti devi fare una domanda: il cielo ti ha dato un'opportunità di giocare in una situazione, in uno stadio, in una squadra che ti permette, ripeto, di restare nella storia. Perciò devi andare in campo ogni giorno per migliorarti,
di venire in campo per alzare l'asticella. E in tutto questo, come ho detto prima, ci vuole il fuoco interiore, ci vuole la voglia di stupire e l'energia positiva. Sapere che ottenendo, che facendo tutto questo, otterrai tutto, otterrai il cielo, otterrai, e secondo me raggiungere un obiettivo così importante per un giocatore è la cosa più bella del mondo. Devi immaginarti, devi volere, devi sentire questa passione dentro di te. Ogni giorno devi andare a migliorarti in campo, non per passare un'ora e mezza allo stadio, ma cercare di migliorare, cercare di creare questa energia, creare un gruppo che abbia voglia e abbia fame di raggiungere questi obiettivi. Perché anche noi c'è stata innovazione in quella riunione. Perché noi, pensa, racconto sempre, venivamo da un'annata dove avevamo fatto un 4-4-2, ci eravamo salvati, eravamo arrivati decimi. E ricordo il mister Zaccheroni, che era un innovatore in quel momento, che ci spinse a cambiare. Un giorno ci ha chiamato e ha detto: ragazzi, dobbiamo cambiare perché siamo scontati. Se vogliamo vincere, se vogliamo ottenere risultati, dobbiamo... Noi non l'abbiamo accettato questo, però lui ci disse una cosa. Ok, lo proviamo in allenamento, ci alleniamo, ogni tanto lo proviamo, e poi vedrete che poi magari si capiterà. È capitato. Poi a Torino è stato espulso un giocatore, siamo rimasti in 10. E da quel momento è partito il 3-4-3. Ma tutto questo era un mezzo per dire: noi siamo avanti, noi volevamo qualcosa in più. Noi volevamo ottenere quello che sapevamo che nella vita, in quel momento, la fortuna ci aveva regalato, essere lì. Io la chiamo la tempesta perfetta, perché eravamo tutti lì, eravamo affamati, eravamo giocatori che venivamo da anni di Serie B, Serie A, Serie B, però avevamo dato poco, cioè non avevamo lasciato un segno forte. Quando ci siamo resi conto che potevamo ottenere tutto quello e non ce lo siamo fatti scappare, l'abbiamo sognato giorno per giorno, impegnandoci, perdendo il sangue allo stadio, negli allenamenti, perché sapevamo che lavorando sodo, lavorando più degli altri, li passavamo davanti. E questa è stata la spinta che ci ha portato lì. Quindi la eravamo, fame, dico, la fame interiore, Fabio, è la fame interiore? La fame interiore, che come in tutte le cose, se ce l'hai, ti fa arrivare davanti, perché poi non vinci per caso, non trasformi un gruppo pacato in un gruppo di animali che ha voglia di vincere, che ha la bava alla bocca. Lì ci deve essere qualcosa che va oltre, ci deve essere... Devi essere in connessione, veramente dico delle volte, con qualcosa di straordinario, qualcosa di superiore. Quando senti... Quando senti Pozzo che dice io voglio di più, perché io voglio sognare ancora, voglio divertirmi ancora, ho costruito una squadra forte e voglio che arrivi dall'altra parte della classifica. E chiaramente riconosci il presidente che hai avuto tu, ma ha ragione secondo te con questa squadra in questo momento a pretendere di più? Ragazzi, ma Pozzo è un fuoriclasse, eh? Pozzo è il numero 10 dei presidenti in Italia, cioè io se gli devo dare un numero, il suo è 10, perché è un fuoriclasse, perché è il fantasista, perché è avanti gli altri, perché non si accontenta mai, perché vuole di più, perché studia in continuazione gli allenamenti, studia tutto, ti tiene sotto pressione. 26, quanti anni siamo in Serie A? 26, quelli che sono adesso, non mi ricordo. E perché cosa? Perché c'è una presenza continua di un animale da campo che è il presidente, è il primo animale da campo che ti tiene lì. Socrate diceva: il segreto del cambiamento è concentrare tutta la tua energia non nel combattere il vecchio, ma nel costruire il nuovo. E credo che lui sia questo, riassume, è sempre avanti, guarda avanti, il suo focus, adesso l'ho seguito in questi giorni, diceva: basta con la salvezza, ma è vero, adesso che non hai più niente da perdere, non devi perdere le motivazioni, è adesso che devi guardare in alto, che devi alzare l'asticella, è adesso che devi essere aggressivo, è adesso che non ti devi far sfuggire questo momento, questo, e nei giocatori deve passare questa cosa qui, non ti devi accontentare. Noi ci mettevamo in cerchio, quando ci siamo resi conto che avevamo la minima speranza, l'abbiamo sognata giorno per giorno. Ho visto gente piangere, ho visto il capitano piangere, il capitano Calori, mentre ci facevamo un discorso in spogliatoio. Questo era la nostra cosa. Sapevamo che un gruppo di ragazzi che sognava, quel sogno poteva diventare realtà. E così è stato. Vedete che il tema del sogno nella mia copertina...
Di Liga 2 è la capacità di sognare che ti fa cambiare le cose. Io ricordo a Fabio, perché io ero a fare il corso di allenatori con Sandro Calori, con Desideri, con Sergio e con Nicoli, che il mese di marzo... Stavo per fare una battuta. Anche Max, loro andarono in ritiro, loro a marzo andarono in ritiro a Riva del Garda, perché c'era la panchina che era un po' a rischio, nel senso che i risultati non erano precisi. Poi è scattata quella famosa scintilla, e se non finisce il campionato fate altre 5 vittorie di fila, Fabio, perché quella squadra era diventata... Vinciamo lo scudetto, io ti dico non c'era nessuno che potesse... Noi giocavamo col Milan e noi eravamo superiori. Cioè, entrare in campo, quando dico immaginare con la mente in connessione con il cuore e creare il tuo destino, è questo... Cioè, ci deve essere tutta un'energia che si era creata perché c'era lavoro, c'era il sogno, c'era la speranza, c'era la voglia di stupire, e tutto questo. Eravamo un gruppo di ragazzi che aveva messo in connessione tutto il cuore e il cervello insieme in quel momento per raggiungere quel grande. Poi scattano chiaramente le imprese come quella storica. Non era una squadra costruita per l'Europa, eh? No. Cioè, certo, è una squadra che si era trovata lì addirittura in un paio di occasioni molto a rischio. Poi continuano a lavorare a testa bassa e poi vincono a Parma, Torino con la Juve, con la Fiorentina, Roma 3-0. Cioè, se durava ancora un mese, ha ragione Fabio, vincevano lo scudetto. Ma non è una battuta, eh? Non è una battuta. Max Campazzo, hai una domanda? Mi ha fatto tornare indietro, e come? Sì, e come ha fatto indietro, tornare indietro, sì, è vero. Alla faccia siamo tornati indietro. No, io volevo chiedere a Fabio se c'è un momento particolare. In quella stagione penso ce ne siano stati più di uno, ma se ne ricorda uno in cui... si è reso conto di come la connessione allenatore-giocatori fosse arrivata a livelli insoliti, perché Zaccheroni proprio poco tempo fa mi ha raccontato lo stesso episodio che ha raccontato Fabio. I giocatori non lo seguivano, lo provava in allenamento questo nuovo modulo, poi alla fine, quando è stato rinnovato anche a Parma, non solo in maniera incidentale a Torino con la Juve, a Parma si ricomincia a giocare così, si ricomincia con le tre punte. Ecco, credo che quella giornata, in quella giornata è nata l'Udinese nuova. Secondo me è quello il momento, però chiedo a lui perché li ha vissuti tutti. Pazzo, sono d'accordo, perché avevamo vinto quella grande partita a Torino con la Juve, ma poteva essere anche un caso, nel senso, cioè sicuramente abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo riaperto il campionato. E poi dentro di noi adesso abbiamo detto andiamo a richiuderlo, perché affrontavamo il Parma che era seconda in classifica e siamo andati lì in scioltezza, l'abbiamo chiuso. Lì ci siamo resi conto che eravamo diventati forti e sicuramente abbiamo passato momenti difficili, però quei momenti difficili ci hanno rafforzato, perché eravamo diventati sicuramente una squadra in quel momento triste, svogliata, che piena di paura probabilmente. Poi però da lì è scattato qualcosa e siamo partiti e non ci fermava più nessuno. E credo che anche con l'allenatore, come ho detto prima, ci sono state idee, c'è stato cuore. Pensa che noi all'inizio dell'anno eravamo in difficoltà perché avevamo cambiato il preparatore atletico. Bordon era andato all'Inter e arriva Buffon. E noi che eravamo malati di lavoro, eravamo preoccupati. Perciò un giorno c'è stata una lite tra me e Biroff, perché giravamo il campo, e Biroff continuava a dire adesso non facciamo più le cose di prima. E io dissi basta Oliver, cavolo, adesso finiamola. Ho detto adesso dobbiamo seguire questo lavoro, gli diremo un po' dove siamo abituati, cosa siamo abituati a fare, parliamo col preparatore e ci mettiamo lì. Se dobbiamo morire, se dobbiamo vomitare come facciamo ogni tanto, vomitiamo. Gli dobbiamo dire quello che noi siamo pronti a fare per vincere. E lui deve sapere cosa siamo pronti a fare anche noi. Noi eravamo pronti a tutto. Noi sapevamo che dovevamo far fatica per arrivare lì. Eravamo preoccupati di non far più fatica. Pensa che mentalità c'era in quel gruppo. Era già nato qualcosa di incredibile. Veramente, veramente incredibile. Sì, veramente incredibile. E tu, quando guardi l'Udinese di adesso, Fabio, che cosa ti piace? E che passi avanti invece secondo te deve fare per raggiungere questo tipo di consapevolezza? Che poi ci rendiamo conto che è qualcosa di più unico che raro, no? Sono delle cose miracolose che succedono. Il bello dello sport. Sì. Allora io dico che l'Udinese di adesso, l'ho detto altre volte, ha più qualità di noi. Se ben ricordo, il Biroff che arrivò a Udine
gli lanciavano le pietre ad Ascoli, nel senso che andò via scappando perché, no, perché le cose non andavano bene. Noi eravamo giocatori che eravamo nel limbo ancora, non sapevamo se eravamo carne o pesce, nel senso sì, buoni giocatori, ma non avevamo raggiunto niente. Perciò questo credo sia la cosa importante. E c'è più qualità, ma sicuramente sotto quell'aspetto devono trovare questa unità di intenti, devono sognare, devono aver voglia di alzare l'asticella. Cioè questo ti deve nascere da dentro, giorno per giorno, creandoti l'entusiasmo al campo, avendo voglia di stare al campo. Noi, io ricordo che anche a Natale, noi erano troppi 4 giorni perché volevamo stare insieme. E questo è fondamentale, perché quando nasce questo, quando sai che vai lì e tu vuoi migliorare nell'individuale per raggiungere poi un grande collettivo, per raggiungere grandi obiettivi insieme e restare nella storia e far felici i tifosi. Io ho sempre immaginato una cosa, mentre c'era quella cavalcata, Piazza Primo Maggio. Io venivo in macchina su Udine e immaginavo Piazza Primo Maggio piena, con il Paron tirato su. Io magari gli davo qualche botta, qualche pugno di reni, sono sincero, non gli ho mai fatto tanto male, ma spero almeno, il Paron mi ha sempre perdonato. Ma l'ho sempre immaginata la piazza piena, volevo che la gente piangesse e fosse lì con noi. Era un'emozione, e questa cosa la devono sentire i De Poli, questi giocatori qua, devono sapere che adesso hanno un'opportunità unica, sono salvi e devono ripartire da capo, con più entusiasmo di prima, con più voglia, perché possono far contenti i friulani, cioè possono dare quella felicità che da tempo non c'è, e hanno l'opportunità di farlo perché hanno qualità. È vero, è vero. Grandi qualità, e se scatta quella scintilla, e anche se insomma abbiamo visto che siamo sulla buona strada, ma quello che è successo a quel gruppo lì è qualcosa di veramente quasi mistico, quasi qualcosa di mistico, per come lo racconti. Fabio, è stato un piacere. Sì. Una domanda curiosa. Vai, se c'è al una... volo, sì. Al volo. Sì. Fabio, ti chiedono da casa se ti ricordi di quel gol che hai salvato sulla linea in casa contro il Perugia nel primo anno in cui siamo andati in Europa, in quella partita poi vinta per 2-1 in rimonta. Lo chiede Carlo. Me lo ricordo molto bene, perché è stata una svolta, perché se perdevamo quella partita probabilmente il mister andava a casa. Vero. Io ero sul palo, mi sono trovato la palla che è battuta addosso, abbiamo ribaltato, abbiamo vinto la partita. Credo che siano quelli momenti poi determinanti dove abbiamo ritrovato quella tranquillità, siamo poi andati a vincere dappertutto, ma passano in quei momenti che poi ti danno la svolta. Non potevano ricordarselo, è stato un momento chiave. Fabio, grazie, perché ci hai dato la carica. Voglio salutare mister Moras, mister. Ciao Fabio. Complimenti per quello che stai facendo. Avete delle cose in comune? Sì, no, io sono stato in silenzio perché mi è piaciuto ascoltarlo. Lo so, ti ho visto che ascoltavi con gli occhi sbarrati. Sì, comunque penso che lui trovi anche lui adesso delle difficoltà a trovare, ad allenare giocatori con la sua di mentalità e anche a riuscire a trasmetterla, Fabio, giusto? Sì, certo, ma i giovani, io trovo grandi soddisfazioni probabilmente più a livello mentale, perché oggi hanno bisogno di, sono più insicuri secondo me, hanno bisogno proprio di questa motivazione, di questa voglia di emergere, di sentirsi importanti. È un mondo particolare, difficile, dove siamo in piena pandemia, siamo in guerra, e adesso c'è bisogno di capire, di entrare in connessione, di avere energia, e questi sono momenti particolari, ma da qui può nascere un grande futuro, perché dopo le guerre ci sono le svolte, c'è la rinascita. Perciò sono fiducioso. Che ventata di ottimismo che ci hai portato, Fabio. Ah, siamo travolti da tutto questo. Grazie Fabio, sono sicura che è arrivata anche a casa questa ventata di positività. Grazie, ne avevamo bisogno, Fabio. Quando grazie siamo voi, un po' depressi, grazie. Ti richiamiamo, ciao. Ok? Sì, ma anche nel privato, Fabio. Anche nel privato ti chiamiamo, però, Grazie mille per essere stato con noi. Ciao Fabio, in bocca al lupo per tutto. Ciao Fabio, ciao. Wow!
siamo possiamo in chiusura. Respirare adesso? Possiamo siamo respirare. In apnea sì, 20 sì. Minuti. No, mi è piaciuto grande, tenere grande, questo momento Fabio, grande, perché abbiamo bisogno di questo tipo di messaggi, secondo me, che ci travolgano un po', ci diano delle, la spinta. Delle verità. Sì, noi siamo sì, amici, sì. Ci conosciamo, sì, ma sì. Quello che ha raccontato è la vera verità. È vero, è vero. Ultima cosa veloce, a proposito di entusiasmo e grandi spinte, lo stadio. Lo stadio, sì, perché secondo NSS Sports, tra i 5 stadi più green del mondo, ovvero quelli che tramite il calcio possono anche aiutare nell'impatto ambientale a risolvere i problemi, quindi costruendo stadi dal punto di vista che possono aiutare l'ambiente sostenibili, c'è anche la Dacia Arena, perché abbiamo il primo, non so neanche come si pronuncia, Kaohsiung World Stadium di Taiwan. Io non mi... ok. Famosissimo. Perché... Poi abbiamo il Mercedes-Benz Atlanta. Arena ad Atlanta. Eccolo qui. Poi abbiamo il nuovissimo stadio del Tottenham, okay. Chiaramente uno stadio che ha insomma uno fascino incredibile. E poi al quarto posto, eccola qua, la Dacia Arena, che è considerato il più green d'Italia, anche davanti a quello della Juventus. Quindi non insomma, male. E per concludere l'Alianza Riviera di Nizza. Non direi male. Che è un altro motivo per festeggiare. Possiamo assolutamente. Dire l'ennesima visione del Paron Pozzo. Questa è una cosa tutta sua, cioè, tutta sua veramente. Allora ragazzi, siamo fuori tempo massimo, però è stato bello. Saluto, parto da là. Massimo Campazzo, domani sera ricordiamo Basket a Nord-Est. Sì. Ci saremo tutti a guardarti. Grazie Max. A voi, ciao. Voi, grazie a Marco Tavian. Grazie a te Giorgia. Grazie Max Moras, andiamo bravo. Avanti così. Grazie ad Alessandro bravo. Surza. Grazie Giorgia, a tutti saluto. Voi per i vostri messaggi. E tanti auguri a Giorgia. Augurissimi. Sì, auguri. Tanti auguri. Un compleanno così. Ci lasciamo con, come abbiamo cominciato, con una bella clip che va a sottolineare le parate del nostro portierone Juan Musso. Ci vediamo lunedì prossimo. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.